E adesso abbiamo la chiave con il feto, la significa chiave, copie, fa feto. Ma prima di farlo, ragazzi, aspettate, perché guardate, noi abbiamo la chiave del liutaio che abbiamo preso. E qua dovrebbe esserci in teoria una casa chiusa che non abbiamo potuto aprire noi. Che sarebbe forse questa? Qua c'è una porta chiusa, ma non penso. E non mi ricordo qual è. Vabbè, scordatevi quello che vi ho detto, andiamo avanti. Allora, chiave col feto a quattro ali. Bado mio, grazie del follow. Grazie del follow, vero mio benvenuto. L'hai sbloccata. In che zona siamo qua? Siamo nel affanculo land, mi pare dovremmo essere. Ma come siamo abbiamo aperto da qua? Ah, vabbè, ma siamo all'inizio, raga, dove ci hanno inculato tutti. Vi dicevo, no? Parlavamo di inculo, no? Dove ci hanno inculato loro. Ecco. Ma è Artemio, è un po' più peloso. Bado mio, grazie del follow. Oddio. Mamma mia, ma cosa cazzo sei? Ehi, anana! Ehi, là! Ehi, ho sbagliato a parlare! Ehi, là! Ma devo ucciderlo? Interagisci! Le mie ferite sono gravi, non mi resta molto tempo. Zexon, l'ho sentito muoversi intorno alla casa. I colpi che ho sparato l'hanno scalfito a stento. Non sono un giocattolo come Zexon. Quello non è un normale lupo. Ma non resterò qui come un cane bastonato. Se riuscissi ad arrivare al vecchio mulino, potrei fermarlo, potrei proteggerli. È molto vicino. Diavolo, sto morendo di freddo. Non riesco a muovere le gambe. Zexon, mi dispiace anche per te, Luisa. Ti prego, perdonami, Zexon. Ok, queste qua sono delle note riferite a Zexion, perché è Artemio questo. Devo trovare una via alternativa, raga. Devo andare, vedete, al mulino, penso, di cui parla questa nota. Ma se ci spara un Dacorn, secondo voi è una buona idea? Ma non è che possiamo evitarlo, magari. Perché comunque noi ce ne stiamo andando. Guarda che bella scia di ketchup, raga. Sarà ketchup per forza. Ok, in teoria lui non è qui, anche se lo sento vicino, però, raga, mi sarete un po' di... No, fin quando non ci vede, noi non vediamo lui. Secondo me è la miglior cosa. Ecco, da qui adesso dovrei girare a destra. Dai, dai, dai che non c'è. Dai che lo seminiamo così. Siamo una mina per sicurezza, che dite? Di qua devo andare. Ma qua cazzo ci vado? È ricoperto di una sostanza viscida, sembra. Fammi leggere, mamma mia, quanto sei veloce. Non ho capito un cazzo. Oddio. Prendi la mina, prendi la mina. Veloce. Che culo! Oddio, come cazzo faccio a uccidere un coso di questo? Non è fattibile, non è umano. Non è umano, mi sono bloccato, mi sono bloccato. Un attimo, Artemio! Non ti fai un cazzo, Artemio, l'hai notato, vero? Te l'hanno mai detto che non ti fai un cazzo? Porca puttana! No, qua ci moriamo, ci moriamo! Il mio fista CDX10. Non sai quanto mi manca passare le serate con te. Ah, bello mio Tony! La casa è questa, ok, qua c'è la chiave con lo stemma di ferro. Apri. Vediamo cosa c'è. Ciao, Murdrock, bello mio, come stai, brother? No! Il tormentiere è pieno! Come scorta risorsa? Io in effetti ho troppa roba, raga, ho 26 pistole e ne uso una. Ritorniamo un attimo da Artemio, vediamo, ma in tal caso lo vendiamo il vecchio fucile, un paio di pistole. Ora abbiamo tutto lo spazio del mondo. Dov'era il lanciare? Che sbaglio sempre tasto per la mappa. Ok. Era di qua. Andiamo di qua. Oh, ecca, ulla. Minchia, raga, questo qui è il panico, facciamo. Lo posso farlo. Perché secondo me lancia granate, qua. Genio, cazzo di genio. Perfetto. Ah, abbiamo solo la 1911 che ricarichiamo. È chiusa della... Un porco! Due porci! E questa come cazzo l'ha? Ah, qua c'è un altro muschio. Va, rompi tutto. Va, piglia la sta minchia di lanciagranate.
C'è la scala, minchia. Arrampicati, Maria, meno male. Di solito ti blocchi qua nei giochi con queste situazioni. Un topo! Era un cazzo di Non è topo! un porco, non un topo. Ah, il mulino, ragazzi, ricordate il mulino della nota? Mi sa che qua già dove dobbiamo andare. Ma vedo cosa c'è qua. E qua ci vuole la pallina. Ma noi non abbiamo la pallina. Mamma mia, qua ci vuole un bordello. Questa è la ruota del pozzo, va bene? Non puoi usare questo oggetto qui. Laboratorio, questo è un laboratorio. Mi immagino cosa ci sarà. Ci saranno sicuramente, faranno esperimenti benigni. Allora, se andiamo qua, in questo posto è allegro. Allegrissimo, direi. Ragazzi, da quando link in bio, siamo su in live su Twitch, vedete? Oh, uno dei tre. Oh, ma che minchia stiamo andando nel nucleo del pianeta? C'è permesso, vengo in patria? Devo solo fare le pulizie. Qualcuno si è dimenticato le scarpe. Qualcuno ha un 41? Ma no, non c'è una porta che si apre in questo gioco. Io di lì non ci vado, manco se ma sopono. Io vado di qua piuttosto, in questo cancello con questo barlume. Riandiamo di là. Io delle budella di topo rettiliano. Sul muro. Salgo di qua. Qua c'è un cazzo. Così qua si rompe. Mica me non voglio sprecare. Aspetta, cioè, dammi il coltello. Prendi il coltello per una volta nella tua vita. Ah, ma passi in mezzo. Ma vaffanculo. Il flacone! Vi lascio con la suspense. Raga, 2 secondi. Io un attimo devo scendere. Flacone delle braccia. Oddio, sta roba è... scappa... mamma mia, che... Padre Miranda, per voi farei qualunque cosa. Cos'è? Questo qui lo prendo io. Ehi, la bimba speciale di Miranda, cosa vuoi fare? Scusami, Non è sua Rolex. figlia. Oh, hai No, qualcosa al contrario. è tutto storto. Che significa la bimba speciale di Miranda? Madre... Miranda rivuole sua figlia! Basta stronzate! Aspetta, aspetta, ti prego, se me la rubi, gli altri rideranno di me! Ma se sarò più bravo di Che me ne loro! frega? Fermo un attimo solo, ti Sei tutto prego! storto! Mi chiede a C'è da ridere! ridere! Bravo! Sei stupido e parli troppo! Ti ho fregato, ho bloccato l'uscita. Cosa stai... Questo è il mio territorio e io non ti farò scappare. Vabbè, Ita, non ti preoccupare, ti sei sempre trovato nella merda, dai, un giorno non Tornato più. mostro. Ma quale mostro, raga, è bellissimo, raga, l'avete visto com'è? Dai. È bello, è bello, raga, è un porco, dai. È un porco. Piccolo sporco ladruccolo. È finita, raga, è finita. Allora, qua non posso. Qua c'è una corda, potrei impiccarmi nel tempo libero. Allora, vediamo se andiamo di qua. L'ho fatta! Oh, fanculo! Non ci torno più, dopo. Mannaggia! Minchia, era facile, allora. Andiamo a fanculo qua. Dove cazzo vado? Siamo tutta zona nuova, apposta, po', godo, godo. Godo. Che sera facile. Fucile di precisione. Minchia, ma cosa c'è in acqua? Lì c'è una barca, c'è un forziere, un qualcosa. Ma come non si vede un cazzo. Una nota, quando avrai finito, lascia la chiave della barca nella capanna della miniera. Hans è morto. Niente più pesca per un po'. La sua morte non è stato un incidente, è stato divorato da un pesce gigante con tutta la barca. E qua, diciamo che capiamo che in acqua c'è.
Godzilla realmente. Non è una finzione stavolta. Abbiamo aspettato tanto Godzilla e finalmente mi sa che qua lo vedremo. E io devo andare in barca, cioè proprio il personaggio di sto gioco, io l'ho sempre detto, lo ripeto ancora, è un coglione, cioè tu leggi, è stato divorato da un pesce gigante con tutta la barca, dove vai? Vado in barca, quindi intrufolarci qua nella merda. Oh, diamante così. Ok, ok, mi sa che siamo comunque sulla strada giusta. Rompi, ho trovato dei miliardi. Prendi la pistola, che siamo scarichi di tutto, che siamo messi male, veramente. Male, male. E lì abbiamo un esemplare di Artemio, che si ciba dei topi non all'altezza di Rebirth Island, capito? Niente, non muore, non muore. Lo sai che sei bellissimo da vicino, però? Mamma mia, attenzione, guarda che tracking, raga. Grazie, brother, grazie per i 3 mesi, bello mio. Ok, andiamo di qua per cortesia. Dammi delle munizioni. Oh, yeah, però 7. Ah, altri 10. Dai, fin quando li troviamo, raga. Ci sta anche bene. Quando li troviamo, sì. Il capanno della miniera. Dai, se non troviamo la chiave qua, raga, dobbiamo iniziare a controllarci nel culo. Munizioni esplosive. Per forza questo è il capanno, raga. C'era Artemio che stava accendendo il fuoco, per forza. Chiave, sì, infatti, vedi, chiave della barca, perfetto. Ma buongiorno, no, quello corazzato, veloce! Bene, metta acqua santa, che non vorrei morirci. Chiave della barca, veloce! Veloce! Dai che ora c'è Godzilla sotto l'acqua, tanto, risparmio le munizioni per dopo. La guido io? Ah. Guidiamo noi, bellissimo. Grazie Giro, bello mio. Mamma mia, per leggere testa pian pagano con tutta la barca. Allora ragazzi, lo so che le trote a volte sono un po' più grandi, capito? E questa qui è una trota, dai, non preoccupiamoci. È una trota, te l'ho detto, Ethan. Tutto normale. Tutto normale, tu non voltarti. Tutto normale, tutto normale. Fidati. Ah, la devi mettere per forza di lato, perché sennò questa è l'inchiesta, vabbè. Ok, siamo qui, lì c'è la trota, quindi conviene un salmone, comunque una piccola sardina, qualcosa del genere. Ma che diavolo? Un laboratorio di ricerca. Che cazzo succede qui? Barion Fugir di X1, finché la barca va lasciala andare, finché la barca va tu non rimane. Oh, ma come che è? Giù, cazzo! Ethan! Beh, mi sorprende che tu sia arrivato fin qui. Chris! Non vorrei ti succedesse qualcosa proprio ora. Certo, Chris, come no? Hai ucciso Mia! Ammazza anche me, finisci il lavoro! Secondo me ci spiega la verità adesso, è arrivato il momento. Rilevo dei movimenti preoccupanti qua fuori. Meglio andarsene. Movimenti preoccupanti? Ma non c'è un cazzo, è un salmone! Movimenti? Di che origine? Sconosciuta, ma siamo in questo posto. Ma quale sconosciuta? È un pesce, ignorante! Ehi, hai detto Miranda! Che c'entrate con lei? Lascia perdere, Ethan, è al di fuori della tua portata. Bravo, minchia, me l'ha detto che sono coglione. C'è sicuramente un legame con lei. Bravo, Chris. Insultami, Chris. Hai ragione, Ethan è il più grande personaggio coglione. E vedi che... Ah, no, è una trota veramente, allora. Attento! Questa storia, Ethan. Che storia? Attento! Io mi soffermerei su una cosa, adesso vi dico. Lo sgorbio! Stai indietro! L'uscita è sott'acqua. Come l'uscita è sott'acqua? Finito. Non ho tempo da perdere. Hai l'intestino che ti esce dal culo? Scusami. Miranda, sto già preparando la cerimonia. Miranda ha mandato te per fermarmi. Sei patetico. Non lo provocare. Dai un bacino. Non è giusto.
dovrei esserci. È quasi simpatico, raga, però. Non è male. Ciao, Stel, bello mio. Che schifo! Macchia, non arriva tu nel rovesciare, andiamo male. Bravo, diglielo, Iter. Non riesco più a trattenermi. E sgancia, vai in bagno, vai in bagno, però. Oh, madre. Perché? Perché? Allora, comunque, quello dove volevo soffermarmi un pochino, da notare tutta la situazione di merda, no? E Chris dice, Ethan, cioè, tipo, non ti introvettere in questa storia. Quale storia? Cioè, per farvi capire l'intelligenza del personaggio. Oh, porca puttana, ma è lui, non è una trota, è lo sgorbio. È uno sgorbio, una trota sgorbia, eccola. Ecco cos'è. Minchia, abbiamo scoperto, veloce, salta. Mamma mia, una trotta sgorbia. Tutto bene, brother, bello mio, grazie. E adesso che faccio? Adesso la prendi in culo, Iter. Ha detto che l'uscita è sott'acqua. Lo so, ma io non ci vado manco per il cazzo sott'acqua, Iter. Per me rimarrai qua, sarà questa qui la tua nuova casa, che ti piaccia o no. Secondo te io vado sott'acqua? Dai, Iter, pensaci. Vuoi ancora andare sott'acqua? Non vedi? Artemio? No, è Artemio, la voce di Artemio. Artemio, madre mia, che bello vederti. La leva. Se riesco a drenare l'acqua. Sto passaggenare. Non c'è corrente. Non c'è corrente, però almeno sappiamo cosa fare. Allora, abbiamo quindi una trota sgorbia. Noi dobbiamo ripristinare la corrente. Questa manovella è vecchia, è consumata. Sembra possa staccarsi con un bel... da un momento all'altro. Spero non si rompa, ce ne sta un'altra... quella del secondo mulino. Bardo mio, grazie del collo. Minchia, l'ho mancato. Ho preso. Devo uccidere ogni forma di essere vivente qua. Per forza. Scarti arrugginiti. Ma che dal pollo? Ah, ok. Ah, ma funziona. Ah, no, non funziona. Funziona un cazzo, non funziona. Sto mulino di merda. No, purtroppo no. Un attimo che io ho letto male. Fammi vedere questa nota. L'ho letto bene invece. Qua del secondo mulino. Ma questo qui è il primo o il secondo? Munizioni. Oh, troppe munizioni, raga. Troppe munizioni. Quando è così il gioco, si che c'è la trotta sgorbia che fra un po' inizierà a camminare e dobbiamo combatterlo. Questo si taglia. Veloce. Vabbè, prendi il coltello. Scusami. Colpami. Ma guarda, andiamo lì, guarda che mulino bellissimo che mi devo allontanare io. Quando c'è il mulino qua, dai, che bellissimo, ho sempre amato i mulini. Cioè, veloce! Veloce, no, questo non è veloce. Ok. Vai, perché rallenti quando sei qua? Porca puttana! Ma buongiorno anche a lei! Oh no, rompi tutto! Cos'è? Cosa ho fatto cadere? Non ho visto un cazzo. Magari devo farmi pre... Ma vai a fare il culo! Ecco cosa serviva andare qua in mezzo al mare. In mezzo al lago. No! Dai, si muore così al primo colpo. Secondo me sono vivo, raga. Va bene, eh? Posso? Vado, eh? Ma che mi rompe i coglioni ora? Porca puttana. Ok, entra qua, qua sei al sicuro. Così li faccio credere, capito? Oh, ricarica sto pompa. Va, 5-4 colpi, ricarica, va tutto scarico, avevo, non è che... Ok, ricarica pure il lanciagranate, guarda, tutto da ricaricare, cioè, non è che ero scarico io. Spingi! Ok. Cazzo. Che cazzo vuoi? Io volevo andare alle Bahamas, se tu sei andato qua a salvare tua figlia, ne facevi un'altra piuttosto. Dai, sono vermi, hai visto di peggio, veloce! È schifo, eh? Ok, e ora? Ok, vado di qua, chiudo la leva. Oddio!
Ti prego, madò, meno male. Mamma mia, ma qua è un casino. Questo cosa fa? Questo apre il bianco. Questo apre il blu. Questo apre l'arancione. E adesso veloce. Veloce! Ce l'ha fatta, ce l'ha fatta, non ci credo, non ci credo mai nella vita. Maria, non incularmi ora, ti prego. Va bene, scusa, chiedo scusa. Sempre amato i pesci, in fondo, dai. Veloce. Cos'è la corrente? Ma se è la corrente poi devo tornare tutto indietro. Vabbè. Pesca grossa oggi. Ma cazzo te ne fa pure. Pure ci scherza lui. Tu ci scherza, personaggio ignorante. Oddio! Ma vero? Dai, prima scherzavi, come non vuoi scherzare altri 5 minuti? Veloce! 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 Mamma mia! Aiuto! Non vedo un cazzo, signore! Dove vado? Sono nel mulino! No, è ora! No, il catenaccio! Vai veloce! Minchia quanto sei lento! Sali! Stujuku! Andiamo! Vabbè! Rompi, rompi tutto, munizioni di pistola! La lei è la cosa, ma che il cazzo, la parolella! Forma di cazzo! Ok. Cos'è sto coso? Interagisci, non puoi arrampicarti così. Che cazzo vuoi? Cosa devo fare? Scusa, se li metti la manovella anche qua? Foto, mappa del tesoro. Ma dov'è la manovella, scusa? Questa chiave deve andare. La manovella. Capria, no? Cazzo l'ha tolta a fare se la potevo usare. Ok, ora. Cos'è cambiato? Adesso posso. Stiamo salendo qua. Ha perso due dita nel primo episodio, se non sbaglio, nel secondo. Usa! Oh, fanculo! Esce di me. Oddio! Madonna mia! Ok. Usa qua, usa di nuovo la manovella, vediamo cosa succede. Oddio. Bardo mio, grazie del follow. Grazie del follow, bello mio, benvenuto. Ok. Oh, funziona l'elettricità, adesso possiamo drenare l'acqua. Accendi. Ah, come il disegno devo fare. Dunque, e poi azzurro. Ok. Giuro, mi stavo confondendo un casino, perché dico come è messo. Che so, l'abbiamo fatta. Che il foglio non poteva metterselo dritto, almeno no? Si aiutava lo stesso. Bene. Ok, abbiamo drenato l'acqua. Io me ne fotto dei soldi in queste situazioni, gioco. Mi devi dare le munizioni, perché se non ricordo, l'hai capito, c'è una trota sgorbia enorme. 1 ottobre, giorno di sole, madre Miranda mi ha portato 5 abitanti del villaggio di Zexon, proprio come avevo chiesto. Li ho addormentati con un liquido e poi gli ho messo il Kadu nella pancia. Non vedo l'ora che il Kadu cresca nella loro pancia. Cosa cazzo è sto Kadu? 2 ottobre, nuvoloso, 4 abitanti del villaggio stamattina erano morti. Uno è quasi un Lycan, lo chiamano Zexon, li ho mandati al laboratorio sulla montagna. Ho fallito di nuovo, madre vuole involucri forti, ma non ci riesco, mi servono più persone. Dammi il bazooka! Cos'è? Caricatore maggiorato. Oh, finalmente per la 1911. Io non voglio, raga. Munizioni esplosive, prendi. Ponti, buon fluido chimico, tutto, prendi tutto. Porca puttana! E spacco tutto! No, mi sta vomitando! Oh, è acido! Ricarica! Dopo tutto! Dov'è? Minchia, se non lo vedi! Prendi i colpi! Piazza! Veloce!
è una da questo lato, si sa mai. Signore, lei non mi insegue così. Cos'è? Mi sta inseguendo? Mi sta inseguendo. Oh, sì, animale. No, scusami. Scusami, in realtà intendevo... Sei un bravo, una brava trota. Occhiala. Le strade qua. Ho fatto! A caso, l'ultimo colpo! Una palla di merda! Palle cristallizzate! Da morto è come era da vivo. Disgustoso! Ah, ma non farà così. Hai visto di peggio. Martemio, le potenzio la cadenza. Oh, erba verde, posto, possiamo farci un altro kit. Madre Miranda mi ha dato un barattolo con dentro Ross. Pensavo mi avrebbero escluso perché tutti mi odiano. Ma Eisenberg dice che ognuno ha avuto un pezzo di Ross, perché la cerimonia non può funzionare se non ci siamo tutti. Ah, questa è la cerimonia che devono fare con i pezzi. A madre dice che Ross è un involucro. Con un involucro madre può riavere la sua bambina per due. Ah, vogliono usare Rose per avere la figlia di madre Miranda. Figlia Miranda. Ma se madre lo farà, che ne sarà di me? Non sono il suo vero figlio. Mi abbandonerà. No, non voglio. No, 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 no. Vabbè, più o meno io ho letto... Insomma, cercavo di immedesimare. Allora, chiave con cazzo alato. Cosa ci faccio? Interagisci. Minchia, chiave col feto a sei ali. A televisione, cos'è? Meglio di ciò che pensavo. Chi parla? Tuo padre. Ci siamo incontrati poco fa, no? Eisenberg, quello che sembra Red Dead Redemption. Sono stronzo da fare fuori, vero? Sei combattivo, Ethan. Lo devo ammettere. Ma che cosa farai quando avrai tutti i flaconi? Andrò a... a puttana. Potrei darti una mano. Stai cercando di corrompere. Mi bastano solo due dita, onestamente. Stupido. Se non mi servissi, ti ucciderei. C'è una fortezza. È appena fuori dal villaggio. Vai lì e prendi il mio flacone. Se lo fai, avrai vinto. Ma prima devi tornare al cimitero. Ma devo tornare. Centrico idiota. Ma devo andare al cimitero. Oh, ma che te stai parendo io? No? Oh, oh, scusa, mi è partito un colpo. L'hai sbloccata. Ah, vabbè, abbiamo fatto tutto il giro. E siamo qua. Mamma mia, posto di merda. Va bene, qua abbiamo un cancello. Ah, la manovella, quella che era chiusa appunto dall'altra parte. Da qui è dove dobbiamo andare. Però aspetta, qua c'è un cancello. L'hai sbloccata. Ah, vabbè, ok. Ah, qua è verso Fanculopode che stiamo andando, raga.